Bufera sul destino del calcio in TV. Il giudice del Tribunale Civile di Milano Sezione per le Imprese, Claudio Marangoni, ha confermato la sospensiva ottenuta da Sky il 16 aprile scorso e ha annullato il BANDO con cui Mediapro ha messo in vendita i diritti TV di calcio della Serie A 2018-2021. C'è quindi preoccupazione per la prima giornata di Serie A, prevista per il 19 agosto, che rischia di non vedersi in TV. In sostanza, secondo il giudice Marangoni, l'assegnazione dei diritti di Serie A dovrà essere rifatta riformulando un nuovo bando a causa di violazioni alla legislazione antitrust del documento di offerta attuale, proposto dal gruppo spagnolo Mediapro. Meno complicata la situazione per la Champions League, tornata ufficialmente in Rai. Bando diritti TV Serie A. Vince la linea Sky. Come si legge su Repubblica, le principali violazioni vertono in particolare sulla formulazione dei pacchetti di partite chiavi in mano, già comprensivi di evento e contenuti pre e post partita, che limiterebbero la libertà di scelta dei singoli offerenti nel formulare le proposte per i diversi contenuti e servizi, fra cui la pubblicità. Inoltre il bando era stato fatto senza cifre minime, mai successo in passato, e contro le linee guida dell'antitrust. La linea di Sky è stata accolta in pieno. Questo è quanto specifica la Pay TV in una nota, ribadendo la sua disponibilità. La decisione del Tribunale di Milano ha confermato che era necessaria una verifica dell'aderenza del bando di Mediapro alle leggi italiane, facendo chiarezza a beneficio di tutti i partecipanti e creando i presupposti per la definizione della procedura di assegnazione dei diritti 2018-21 della Serie A. Sky ribadisce di essere pronta come sempre a fare la sua parte con un'importante offerta che possa dare certezza a tutti gli appassionati e allo stesso tempo garantire il futuro dei club, e di tutto il sistema calcio. Sky e Mediapro a colloquio. Sempre Fulvio Bianchi su Repubblica ipotizza questo scenario. Mediapro e Sky si erano già incontrate. Probabile che si possano sedere intorno a un tavolo nei prossimi giorni per tentare di trovare un accordo. Ma la Pay TV di Murdoch stavolta parte con una posizione di forza, vista anche l'assenza di altri COMPETITOR, aperte virgolette. Adesso la preoccupazione principale riguarda i tempi di soluzione della situazione. Se non si dovesse procedere in maniera spedita, considerando la lentezza degli iter burocratici, si rischierebbe di non avere un accordo valido in essere per l'inizio della Serie A e di avere una prima giornata senza copertura mediatica. I diritti TV di Serie A. L'opinione di Urbano Cairo. Credo sia giusto fare degli studi di fattibilità per vedere quali siano le eventuali opportunità che ci sarebbero. Noi abbiamo assegnato i diritti TV, c'è il tema di capire quale possa essere la fattibilità di un canale, un tema di capire se fare un terzo bando o una trattativa privata. Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha sintetizzato l'8 maggio i tre scenari alla vigilia della decisione del Tribunale di Milano sul bando di Mediapro, dopo la sospensione ottenuta da Sky.
Auspico che si arrivi a una conclusione e a una definizione di tutto in modo tale che si possa procedere velocemente per il prossimo campionato, sapendo dove saranno trasmesse le partite e il resto, ha notato il presidente e ADRCS Media Group. A margine del premio Il Bello del Calcio in memoria di Giacinto Facchetti, assegnato ad Andrea Pirlo. Cairo ha anche sottolineato la crescita del valore dei diritti TV della Coppa Italia, assegnati alla Rai per circa 10 milioni di euro in più a stagione rispetto allo scorso triennio. È un buon risultato, positivo, un buon incremento. D'altra parte, ha aggiunto, si vede che la Coppa Italia è molto ambita, fa ascolti molto importanti nelle partite più vicine alla finale. Dobbiamo cercare, anche per quel che riguarda i diritti internazionali, di trovare delle soluzioni positive, magari andando a fare negoziazioni nei singoli mercati. Secondo me, il fatto di vendere in modo omnicomprensivo per tutto il mondo penalizza il prezzo,